Don't say I will never get a job. Say I will never be a slob. Don't say shit and no rainy day. Say great, gonna sit in a cafe. Don't say the thing ordinary. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi volevo parlarvi dei miei preferiti di questo periodo. Come al solito sarà un mix tra oggetti, libri, serie TV, beauty e in generale cose che ho fatto in questo periodo. Ultimamente, come avete visto, sto cercando di essere un po' più costante con il mio canale YouTube. L'obiettivo è quello di pubblicare un nuovo video ogni domenica sera, come infatti sto facendo da circa un mese, e in più degli altri video durante la settimana che parlino di travel o di cose che mi piacciono. La prima cosa di cui vorrei parlarvi oggi sono gli audiobooks, e sono qualcosa che mi ha veramente appassionato ultimamente. Io non credevo, ho iniziato a conoscere quest'app che si chiama Audible perché è stato un mio sponsor, quindi mi hanno proposto di provare questo servizio e parlare della mia esperienza, cosa che io ho fatto e il progetto è finito. La cosa che mi è piaciuta è che questo servizio veramente mi ha appassionato. Io ho continuato a scaricare audiolibri, ho continuato ad ascoltare audiolibri, cosa che non credevo onestamente possibile, perché a me piace molto la carta, sfogliare i libri, sottolinearli, prendere annotazioni, e invece mi ha conquistato perché lo sto usando tantissimo quando vado in metro, in autobus, quindi in tutti quei tempi morti di trasporto. Diciamo che è una perfetta alternativa alla musica. Io ascolto tantissima musica, però dopo un po' non lo so, è come se mi stancassi. Mi piace Audible perché so che in tot spostamenti, non lo so, in una settimana di metro io riesco ad ascoltare un libro intero. Due libri che mi sono piaciuti tantissimo, che ho ascoltato su Audible, sono stati Stoner di John Edward Williams. È un'opera degli anni 60, per cui non è assolutamente nuova, ma è veramente un libro molto molto bello. E Per 10 minuti di Chiara Gamberale, che mi è piaciuto particolarmente perché lo legge lei, quindi un libro letto dal suo autore acquista tutto un altro fascino. Comunque hai la piena potenza della sua intenzione in qualche modo, perché chiaramente chi meglio dell'autore ha in mente il tono di voce dei personaggi e i momenti clou o la parola chiave di una frase che magari un lettore non riesce a cogliere. Passiamo a cose più leggere. Allora, qualche tempo fa c'è stato un evento di Lush qui a Londra. Due prodotti tra quelli che ho provato che mi sono piaciuti molto e che sto continuando ad usare sono Angels on Bearskin. Allora, vi farò sapere il nome in italiano, ve lo scrivo qua sotto, ed è un detergente per il viso e per il corpo. Io lo uso prevalentemente per il viso, mi piace tantissimo perché è una pasta che a contatto con l'acqua appunto diventa un po' più liquida, un po' più morbida, e fa un effetto scrub ma anche idratante. Quando dico scrub non pensate allo scrub con i granelli, ha solo una texture particolarmente spessa, perché chiaramente poi all'interno ci sono pezzettini di lavanda, pezzettini di rosa, eccetera eccetera, quindi è molto delicato ma al tempo stesso ha un effetto lievemente sfogliante, e poi ti lascia la pelle idratata, profumata e morbidissima, perché gli oli di queste piante, di queste sostanze, rimangono sulla pelle senza assolutamente un effetto oleoso, ma dando proprio un effetto setoso, di morbidezza, e mi piace molto. Tra l'altro ha un odore stupendo. E passiamo all'altro prodotto di Lush che mi è piaciuto moltissimo, che è Rose Argan Body Conditioner, ed è il balsamo per il corpo all'olio di argan. Allora, cos'è questo balsamo per il corpo? Esattamente, un balsamo che, così come si usa il balsamo per i capelli, si mette sul corpo, sulla pelle bagnata dopo la doccia, si lascia un attimo e poi si sciacqua con l'acqua della doccia e lascia sulla pelle uno strato minimo oleoso, ma anche qui non unto, idratantissimo, e un profumo che voi non avete idea. E quindi mi sniffo da sola perché è un balsamo fantastico, e probabilmente anche quando mi muovo questo profumo meraviglioso, mi piace pensare di lasciare questa scia profumata pazzesca. E Lush mi piace anche perché è, come sapete, oltre a essere organico, vegano, eccetera eccetera, è cruelty free, quindi non testa sugli animali. Un altro brand cruelty free che mi ha fatto conoscere mia sorella è Kat Von D. Io la conoscevo già, però, aiuto, non essendo facile da trovare in commercio, non l'avevo mai acquistata. L'ho acquistata quando sono andata negli Stati Uniti e ho comprato questo eyeliner che si chiama Tattoo Liner. Dicono che le donne non hanno mai abbastanza scarpe, io non ho mai abbastanza eyeliner per farmi l'orrenda riga che non mi so fare. Il fatto è questo, che quando l'eyeliner ha un'alta tenuta ed è bello scuro e tiene tutto il giorno, anche se la riga è un po' così così, io mi sento molto più figa perché almeno non cola, non sbiadisce. Questo Tattoo Liner non solo ha un pennino che io adoro, ma
ha una tenuta pazzesca, veramente ad alta tenuta, è waterproof, ma non è poi di quelli che la sera devi usare la trementina per struccarti, cioè è uno gestibile, quindi a lunga tenuta, però al tempo stesso con un qualsiasi struccante, a me piace usare quelli oleosi, si leva. Serie TV, ovviamente, che ve lo dico a fare, la seconda stagione di Narcos. Io ormai sono equamente innamorata di Pedro Pascal, che fa Javier Peña, e dell'attore, che non mi ricordo mai il nome, che fa Pablo Escobar, perché è fantastico. Cioè io ormai, io e mia sorella comunichiamo via WhatsApp soltanto con lo spagnolo di Pablo Escobar. Che a Pablo Escobar le se respetta, rata, in tu casita, col tuo perrito. Con suo permesso. Pablito Escobar con quelle felpe meravigliose della Marina, con il simbolo marinaro davanti, o arrigoni, Benetton, proprio tipiche degli anni 80. Tra l'altro mi è piaciuto moltissimo l'evoluzione del personaggio della moglie di Tata, della moglie di Pablo. Tra l'altro l'attrice la trovo bellissima, non so perché nella prima serie era conciata veramente male, ma più andiamo avanti, più siamo andati avanti con la serie, più è diventata bella. Se non l'avete vista dovete assolutamente rimediare, perché è una delle serie che mi è piaciuta di più ultimamente, quindi Narcos 1 e 2. L'altra serie che mi sta piacendo è Mr. Robot, che è su invece Amazon Video. Io quando vi dico Amazon Video non so mai in Italia se, non so che non c'è, quindi non so se è una serie che potete vedere su qualche canale, adesso farò una ricerca, casomai ve la linko qui sotto. E proprio l'altro giorno, tra l'altro, su Snapchat vi ho chiesto cosa ne pensate di Rami Malek. Ora non so, ragazzi, come si pronuncia, perché non so neanche di che nazionalità è questo nome, forse indiano. Comunque Rami è il nome, Malek o Malek o qualche altra pronuncia è il cognome. È quel ragazzo con la faccia spiritata che sembra che ha 12 anni, in realtà no, ne ha 35, cosa che io ancora non mi spiego, questo è uno dei fenomeni paranormali. E la serie è molto densa psicologicamente, di eventi, e mi piace tantissimo l'approccio che hanno usato per raccontare questo protagonista, che è Elliot, e quello che gli succede sia mentalmente che nella realtà. È una di quelle serie in cui tu credi una cosa e l'episodio dopo le tue certezze vengono rivoltate completamente. Ovviamente do per scontato che abbiate visto Stranger Things, perché se non l'avete visto, cioè spegnete subito questo video, correte a vedere Stranger Things, perché è uno dei telefilm più belli, telefilm, come anni 80 questa parola, ma anche questo telefilm, anzi questa serie, è molto anni 80, quindi telefilm ci sta. È una delle serie TV più interessanti che ho visto recentemente, intanto perché è un cross di generi, perché ha thriller, horror, storia d'amore, storia di ragazzini, insomma è tutto un mix di generi molto ben riuscito, e poi ha questo stile pazzesco anni 80, la colonna sonora è bellissima, le ambientazioni, i costumi, è tutto veramente molto bello e molto credibile, molto hardcore per noi che abbiamo insomma più o meno 30 anni in su. Ok baby, talk to me, where are you? E un'altra cosa che mi piace molto sono gli attori, che sono veramente bravissimi, tra cui una Winona Ryder che io trovo affascinantissima, anche se il personaggio è molto dimesso e chiaramente sono passati un po' di anni da quando faceva i film in cui era una ragazzina. What should I do? La storia è molto molto appassionante, anche se io sono una a cui non piace il genere sci-fi, genere thriller, horror, fantascienza, e questo mi è piaciuto molto, quindi ve lo straconsiglio. Parliamo di comfort, di coccole dell'inverno che sta arrivando e che ci coglierà sicuramente impreparati. Siamo ad accorciarsi le giornate, il tempo cambia, fa freddo e brutto tempo, e questo libro di cui vi sto per parlare, che si chiama The Little Book The Little Book of Hygge o Hygge o Hygge, sicuramente nessuna di queste tre pronuncia corretta, è un libro danese che parla dell'arte danese di vivere bene ed è stato scritto dall'Istituto Danese per la Felicità, perché non so se lo sapete, ma da varie ricerche emerge che i danesi sono la popolazione più felice del mondo. Non si è mai capito perché, però pare che c'entri questa Hygge, che è una sorta di sensazione di comfort, di benessere, di intimità, di calore. È un po' quella sensazione che si prova quando siamo, non lo so, mentre fuori piove, noi siamo in casa con la copertina, la tazza di cioccolata calda, a parlare con qualcuno
qualcuno a cui vogliamo bene. E quello è proprio Ligue, per come lo intendono loro. Mi dispiace che starò pronunciando di nuovo male, anzi, se sapete come si pronuncia, fatemelo sapere qui sotto. Questo libro praticamente racconta cos'è e come raggiungerla nella nostra vita, quindi parla di tutti gli accessori che servono, dello stato d'animo, ci sono delle ricette, ci sono delle ispirazioni e c'è addirittura una sorta di calendario per così esercitare questa sensazione tutto l'anno. Io l'ho trovato molto carino e me la sta facendo prendere bene questo inizio d'autunno-inverno, il che devo dire che è un ottimo risultato. Un'altra cosa bellissima sono questi gioielli che porto spessissimo, me l'avrete visti portare in centinaia di foto, video, eccetera eccetera, e la linea si chiama Bea Legami Preziosi. E la cosa che mi piace di più, oltre al design che è molto minimal, pulito però veramente carino, è il fatto che ad ogni gioiello, ad ogni design è legato un significato. Ad esempio c'è questa linea che si chiama New Beginnings ed è appunto un rametto con un fogliolino a forma di cuoricino attaccata. C'è la serie Be Strong, che è quella con la freccia, che c'è sia l'anello sia il braccialetto. E c'è la serie Magic, o qualcosa del genere, che è con la bacchetta magica, che mi ricorda tra l'altro le maghette degli anni 80, Creamy, Evelyn, eccetera, che a me piacciono molto. Tra l'altro mi piace che sia disegnata da una giovane mamma e, insomma, parlare di giovani imprenditrici. Ultima, ma certamente non per importanza, è la GoPro Hero 5. Allora, non so dirvi quanto sono innamorata di questa GoPro. Mi sta facendo venire in mente un milione di idee per fare delle riprese di azione o comunque semplicemente della vita quotidiana, ma da diversi punti di vista. Una cosa che mi piace tantissimo della GoPro è che non mette uno schermo tra te e la realtà, quindi quello di cui ci lamentiamo spesso, ovvero che le nostre esperienze sono filtrate perché siamo sempre col telefonino o con la fotocamera accesa per postare foto, e con la GoPro in qualche modo si risolve perché tu te la appendi da qualche parte, te la attacchi, premi un bottone per iniziare, premi un bottone per finire, perché adesso ha delle funzioni molto semplificate, quindi oltre a un touchscreen che è molto più grande di prima, ha questi bottoni che semplificano tantissimo l'accensione e lo spegnimento e anche l'inizio e la fine di video e foto. Allora, questa è lei con il suo case che si può attaccare ai vari accessori. Adesso ve la faccio vedere tutta nuda. Eccola, guardate che piccolina, è veramente piccola, molto compatta. Adesso vi faccio vedere le features principali. Allora, intanto guardate che bello schermo, quanto è più grande dell'altro, è tutto touch. Da qui potete regolare un sacco di impostazioni, ma veniamo alla feature principale. GoPro avvia video. È partito! GoPro arresta video. GoPro fotocamera. Foto. GoPro spenta. No, è fantastica. Pensate a quanto può essere utile questo quando hai le mani occupate e la GoPro agganciata da qualche parte. Mi stanno finendo le batterie di tutte le fotocamere, quindi volevo ringraziarvi di aver guardato questo video. Spero che le cose che mi sono piaciute vi siano piaciute. Fatemi avere i vostri commenti, non dimenticate di iscrivervi al mio canale e ci vediamo presto con un nuovo video.